La Polizia Municipale prosegue nel suo lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita a Gabriele Masi, 28enne di Sesto Fiorentino, che nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le 3, è caduto dal suo scooter sul Lungarno Soderini andando a sbattere violentemente contro le recinzioni di un cantiere. L'incidente è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza e il video è già stato acquisito agli atti nell'inchiesta aperta dal sostituto procuratore Beatrice Giunti, che ha disposto anche il sequestro del cantiere e del mezzo su cui viaggiava lo studente. La procura ha chiesto di fare accertamenti sul manto stradale, che è pieno di rattoppi, per capire se in qualche modo abbia avuto un'incidenza sulla caduta. È stato anche chiesto di appurare se la segnaletica dei lavori sia stata messa in maniera corretta e se le misure dello stesso cantiere fossero quelle regolarmente autorizzate. Al momento si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. È stato anche nominato un consulente tecnico, dovrà stabilire a quale velocità viaggiasse Gabriele. Residente a Sesto Fiorentino, il giovane era conosciuto dagli amici come un appassionato filmmaker e fotografo. Da adolescente aveva frequentato il liceo artistico Leon Battista Alberti e proprio l'inclinazione verso le arti visive lo aveva portato a iscriversi alla LABA, la Libera Accademia delle Belle Arti di Firenze. Lunedì mattina si era laureato e anche per questo era uscito fino a tardi con alcuni amici.